Amici e amiche, ci troviamo a Seveso, nel centro pastorale ambrosiano della Diocesi di Milano, e oggi siamo in compagnia del direttore di questo centro pastorale ambrosiano, Don Alberto Lolli, che ringraziamo per la sua disponibilità. In questo centro pastorale, nel suo centro, appunto il santuario di San Pietro Martire, Don Alberto ha voluto realizzare, con la collaborazione ovviamente della Diocesi di Milano, questa bellissima mostra su Arcabas. Allora, chiediamo a Don Alberto innanzitutto come mai gli è venuta questa idea. Come sempre sono le casualità della vita a diventare preziose per ciascuno di noi ed è stato un incontro con Jean-Marie Pirot in Arte Arcabas avvenuto a Bergamo, il lancio di un'idea e il giorno dopo me lo sono trovato qui. Abbiamo girato un po', parlato, dialogato, meditato. E dopo una mezz'ora di silenzio che lui ha passato in questo santuario, abbiamo deciso che proprio qui si sarebbe allestita la mostra Arcabas, nutrire il mondo con la bellezza. Che appunto, ricordiamolo, si rifà anche al motto dell'Expo che si è appena concluso. Allora, in questi quadri, che sono veramente belli, sono moderni, ma che danno un messaggio divino, ecco, cos'è che possiamo raccogliere come messaggio unificante? Arcabas è un uomo profondamente spirituale. Tutte le mattine lui si alza e prende la parola di Dio. Per un'ora la medita e poi comincia a dipingere. Questo lui dice per 250 giorni all'anno. Gli altri 100 giorni, lui dice, sono dedicati ad errare, alla scoperta di una coscienza bruscamente perduta. Questo ci parla di un cuore inquieto, e tuttavia che trova serenità nella parola di Dio e nel suo messaggio. Tutto questo risplende nei suoi quadri, da quelli che hanno un tema più propriamente religioso, più propriamente sacro, a quelli che invece sembrano appartenere più alla quotidianità dell'artista, dai suoi autoritratti, oppure alle sue esperienze di vita, un limone apposato su un tavolo piuttosto che del sale dei rapanelli. Arcabas è un artista che non si definisce sacro. Rifiuta il concetto di sacro quando il sacro è relegato ad una chiesa. Per lui sacro è questo sguardo, questo doppio sguardo che appartiene spesso a molti degli angeli che lui dipinge. Questo sguardo che sa vedere ben al di là delle apparenze e sa vedere il Creatore in ogni creatura e sa vedere la presenza di Dio in ogni aspetto della vita, anche in quelli più drammatici che lui dipinge con la coscienza di chi li ha vissuti, ma anche con la speranza di chi ha fede. Bene, Don Alberto, allora diamo un po' di indicazioni ai nostri telespettatori, perché ovviamente li invitiamo tutti a venire qui a Seveso nel centro pastorale ambrosiano. La mostra dal 27 settembre rimarrà aperta tutti i giorni fino al 6 gennaio e dunque sono tutti invitati a venire dalle 8 di mattina alle 12, dalle 14 alle 30 alle 18, oppure anche per gruppi che si dovessero organizzare in orari in cui la mostra è chiusa. Sempre ci sono guide e questo voglio sottolinearlo perché è l'aiuto prezioso di più di 150 volontari che tengono aperta questa mostra è stato fondamentale ovviamente per la sua realizzazione. Siamo molto vicini e anche alla Valassina perché siamo sulla tratta della Milano-Canzo-Asso, per cui a 3 minuti c'è la stazione di Seveso e in un attimo si può arrivare qui in santuario. Ci sono anche degli itinerari specifici che abbiamo pensato per i bambini del catechismo, dell'iniziazione cristiana, oppure per i giovani, per gli adolescenti, ma anche per gli adulti. Tutti sono invitati con delle guide specifiche che hanno pensato degli itinerari per ogni aspetto o età della vita. In tutto questo poi ci sono anche degli eventi che ci aiutano ad approfondire questo tema, che sicuramente è mutuato, come tu dicevi, da Expo, ma che vuole rileggerlo in una dimensione più profonda, che è poi quella che ci ha consegnato il Cardinal Scola, che cosa nutre la vita. Noi siamo convinti che sia la bellezza a nutrire la vita, non una bellezza sempre visibile, ma anche la bellezza, come Arcabas la dipinge, che si insinua nelle ferite della vita e della storia. E dunque questi eventi ci aiutano a rileggere alcuni momenti della vita, alcuni luoghi del vissuto antropologico dell'uomo, per rileggerli in questa chiave di bellezza. Sabato prossimo, il 14 di novembre, avremo un incontro proprio
con un professore di estetica dell'Università Statale che ci aiuterà a rileggere la bellezza del nostro tempo in un momento in cui sentiamo molto spesso solo lamentele. Così anche il 27 di novembre avremo un momento di riflessione sul tema della bellezza del creato alla luce della Laudato Si del nostro Papa. Ringraziamo Don Alberto per la sua disponibilità e vi invitiamo a visitare questa mostra Arcabas, nutrire il mondo con la bellezza.